Tra la vita e la morte si può comunicare solo attraverso i sogni. Nel 1995, la contessa Lucrezia Soranzi fu trovata senza vita sotto la torre del castello di Stigliano, a Santa Maria di Sala, Venezia. Il fatto venne attribuito ad un suicidio. Il marito, il conte Lunzina, affermò che la moglie da tempo soffriva di una grave forma di depressione. 23 anni dopo, viene allertata la polizia per il ritrovamento del corpo di una giovane donna nel parco del castello. Dai, andiamo. Ma che vorrà dirmi? Che sta succedendo? Ciao a tutti, io sono Lazam, ho 23 anni e penso che questa esperienza potrà formare un gran buco nella mia vita con grande impatto, perché comunque è una di quelle esperienze che ci vuole nella vita, anche perché io voglio intraprendere questa strada e col signor Giuliano che mi sta accompagnando in questo bellissimo percorso, io spero che riusciremo a fare qualcosa di buono. Per quello che mi riguarda è stata la prima esperienza, una prima esperienza che mi ha dato tanto. Mi ha dato tanta passione per il mondo dello spettacolo, avevo già una curiosità mia un po' innata forse, e facendo questo film mi sono accorto che è un'esperienza che tutti dovrebbero vivere, perché comunque è un po' come il carnevale, tutti vorrebbero mettersi una maschera, fare un qualcosa di diverso. Il cinema ti permette di non essere te stesso, quindi ti rende un po' affettato, quindi istrionico, uso delle paroloni perché ho guardato Wikipedia, e ti dà delle emozioni forti, e magari anche se sei bravo sei capace anche a darle queste emozioni. Io ritengo che un'esperienza così forse è difficile riviverla per me, perché comunque sia il tempo non ne ho, però lo consiglio a tutti, di un'esperienza così la consiglio a tutti. Questa sera siamo stati in compagnia con l'agente del Veneto Film.
Io consiglio a molti giovani, se vogliono fare e intraprendere il mondo dello spettacolo, possono venire anche da noi, a Veneto Film, dove abbiamo dei cabarettisti, abbiamo dei personaggi, attori, registi molto bravi. Ciao a tutti, serata riuscita alla grande. Riuscita veramente alla grande, noi adesso faremo parte della Veneto Film, facciamo parte della Veneto Film, dove interpreteremo alcuni ruoli, ma non soltanto, faremo anche degli spettacoli, degli eventi, quindi la cosa si ingrandisce e diventerà sempre più bella ovviamente. Abbiamo presentato anche il caso Ferri e ha avuto un grandissimo successo, quindi niente, un in bocca al lupo a tutti quanti. Vi abbraccio. È stata una bellissima esperienza, siamo qui a Caole, l'abbiamo visto tutti assieme, è stata una bella partecipazione, molta gente è venuta qui da noi e siamo contentissimi veramente di tutto come è andato. Buonasera a tutti, un piacere stare con voi in questa serata, ci siamo radunati qui appunto per la nascente Veneto Film, che è un'associazione che si occupa delle arti cinematografiche. Adesso inizieremo con un progetto riguardo il Foscolo che nessuno ha mai fatto, nessuno ha mai intrapreso e stiamo organizzando appunto le riprese. Ringrazio a tutti per la partecipazione in questa sera. Veneto Film si occupa di attori giovani che vogliono cimentarsi nello spettacolo, non nel mondo del cinema. Ringrazio a tutti e speriamo che tutto vada bene. Ciao, mi chiamo Sofia Vecchiattini, ho 19 anni e vengo da Copparo. Vedo che hai qui la fascia di Miss Universo, com'è stata la tua esperienza a questo concorso? Molto bella e divertente, e ho un po' imparato come funziona il campo della moda. Quali sono le tue prospettive? Mi piacerebbe diventare un'operatrice sanitaria in ambito bambini autistici. Questa sera abbiamo proiettato il segreto del Conte Lonzina. Che cos'è il segreto del Conte Lonzina? È un cortometraggio, durata di 15 minuti. Tra poco partiremo con le ultime lettere di Jacopo Ortis, che parla niente meno che della vita del Foscolo. Quindi abbiamo una serie di attori giovani, di esordienti, molto bravi, molto preparati. Niente, ci diamo appuntamento nei nostri canali per la prossima proiezione. Ciao a tutti. Ciao ragazzi a tutti, grazie. Voglio ringraziare tutti questi attori che sono venuti appunto a vedere il Conte Lonzina. Voglio ringraziare Giuliano, il commissario, ha recitato molto bene, i ragazzi sono stati davvero bravi. Il segreto del Conte Lonzina è basato sul 1995, dove appunto il Conte Lonzina ha ucciso la moglie. E il commissario, con caparbia, astuzia e diverse ricerche, è riuscito a mascherare questa vicenda. Beh, il cinema è molto impegnativo, è difficile, ci vuole calma, le scene vanno girate bene, ci vuole una giusta luce. La cosa importante per me in un film e i componenti tecnici sono stati tutti bravi e io ringrazio veramente tutti. È un piacere essere qui in questa serata speciale dedicata alle vostre opere cinematografiche. È un onore essere stata invitata a questo evento e aver potuto vestire Miss Universo. Davvero sono molto molto orgogliosa. Ho indossato un abito della mia collezione Diva, che ho presenziato a diverse sfilate. È una collezione red carpet di abiti d'alta moda, abbastanza impegnativo, però lei l'ha saputo portare in maniera eccelsa.